Secondo un recente studio della World Health Organization, la violenza fisica o sessuale colpisce più di un terzo delle donne nel mondo. A Napoli, per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sono state realizzate decine di attività, fra cui convegni, seminari e laboratori. Al Maschio Angioino, un'iniziativa interdisciplinare ha coinvolto alcune centinaia di ragazzi della scuola. È importante promuovere la formazione delle varie professionalità che affrontano questo tipo di problematica, a partire dall'ambiente sanitario, per continuare con le forze dell'ordine, tutti i professionisti. È auspicabile una sorta di concertazione affinché il problema venga estirpato. In Italia, riferisce un'indagine Istat, quasi un terzo delle donne adulte ha subito almeno un episodio di maltrattamento e nella metà dei casi il carnefice è il marito. Oggi è innanzitutto la giornata appunto contro la violenza nei confronti delle donne, ma è contro la violenza in generale, è per l'attuazione dell'articolo 3 della Costituzione che deve vivere non solo nelle norme ma in ognuno di noi. E quindi basta episodi di violenza inaccettabili e poi anche l'occasione per ricordare la rete che si mette in campo tra istituzioni e associazioni, reti di solidarietà, di ascolto, punti di riferimento per evitare che le donne maltrattate, violentate non solo in modo fisico ma anche morale e psicologico non rimangano sole. La giornata antiviolenza capita all'indomani di un vergognoso episodio di brutalità omofobica capitato ieri sera a Piazza Dante, dove una giovane coppia gay è stata picchiata per un bacio scambiato in pubblico. Non c'è nessuna oscenità in due ragazzi che si baciano, sono testimoni di una relazione d'amore. Io credo che questo debba valere per tutte le esperienze che riguardano le diversità di questa città. Noi siamo una città accogliente, la giornata di oggi testimonia di un impegno da parte delle scuole, proprio di un'educazione ai sentimenti, eppure ogni tanto purtroppo dobbiamo registrare questi casi che sono molto tristi e che però ci restituiscono ancora di più l'impegno e la necessità di agire e di continuare a lavorare con la passione e con l'abnegazione che ci caratterizza.